Raghi, siete pronti a creare la casa dei vostri sogni su Brookhaven? Perché ho intenzione di costruirla dalle fondamenta e farla diventare la casa più bella che io conosca su questo gioco. Abbiamo due cose da fare prima di iniziare a costruire casa nostra. E la prima, la più importante secondo me, è l'outfit. Io non posso fare il manovale o il muratore e mettermi a fare i muri e rovinare il mio outfit di tutti i video. Non se ne parla. Perciò ho intenzione di cercare un outfit da builder. Vediamo se troviamo... Ok, perfetto, abbiamo già capito. Il cappellino, ma ne ho trovato uno ancora meglio, rosso, con i fiorellini. E sempre in vestiti mi prendo anche la tutina, ecco, permesso, ma... Perfetto, il secondo passaggio è scegliere il punto giusto dove fare casa nostra. Io preferisco il punto più alto di Brookhaven, che in realtà ce n'è uno lì. Però qui è abbastanza alto e allo stesso tempo vicino alla città. Quindi la mia preferita è la casa 24 e dobbiamo scegliere la casa da costruire. Praticamente in questa casa possiamo fare tutti i lavori. Possiamo partire proprio da zero, da quando c'è solo il terreno tutto sfatto. E andare avanti sempre di più. Addirittura, raghi, possiamo salire sopra la gru e mettere dove vogliamo i nostri tipo pezzi di muro. Ecco, io che sono qui adesso potrei spostare questo. Ok, lo sto mettendo giù, lo sto facendo scendere. Lo devo mettere tipo... Oddio, raghi, è difficile. Onestamente non ho mai studiato per fare questo lavoro. Però comunque questo lavoro che stiamo facendo ora non si vedrà, perché poi la casa sarà finita e ci saranno tutti i muri, eccetera. A me interessa però non che la casa sia completamente finita, ma quasi. Da qui si possono intravedere già le stanze, quindi tipo il salone, tutte le altre stanze che ci saranno sopra. E poi la casa finita. Guardate com'è carina, pronta per viverci. C'è solo un piccolo problema. È vuota, non ci sono i mobili ed è proprio qui che entriamo in gioco noi. Possiamo scegliere dove mettere qualunque cosa in questa casa. Questa potrebbe essere benissimo una camera da letto, ma se io scelgo posso fare una stanza, che ne so, party, oppure una stanza lavoro, una stanza, qualunque cosa, letteralmente. Anche perché con l'ultimo aggiornamento, raghi, abbiamo dei nuovi props, tipo una trentina. In pratica, se prendiamo la scatola dei props e andiamo tutto sotto, possiamo vedere che ci sono le stanze da gaming, cioè tipo nuove TV che stavolta funzionano e non sono finte, oppure se cambiamo possiamo avere anche una scrivania. Ecco, questa è la scrivania da gaming. Oppure dei letti, raghi, finalmente possiamo mettere dei letti e funzionano. Oh, eccoci qui. E poi roba per la palestra, roba per la musica, insomma un po' di tutto. Dobbiamo scegliere... Allora, ci sono tante stanze vuote in realtà. Quella, forse questa dove siamo ora, è quella che mi piace di più, perché c'è il bagno e poi questo armadio, che in realtà non c'è nulla per adesso, però c'è. Quindi direi che questa potrebbe benissimo essere o la mia camera da letto, ho una specie di camera da letto stanza da gaming. Sì, penso che farò così. Iniziamo dalle cose piccole. Posso già metterci qui i vestiti. Ne facciamo uno così blu e uno rosa, perché non so mai. E poi direi che farebbe comodo in realtà avere qui anche tipo il coso per i trucchi. E poi uno specchio, perché non è che ogni volta io devo andare in bagno e mi devo vedere da lì. Ce l'ho qua direttamente e ci siamo. Nel bagno ho intenzione di fare una cosa speciale, non giudicatemi. Avete presente le TV di prima? Bene, ho intenzione di metterne una proprio di fronte al water. Oh, capita che io mi dimentico il telefono e non voglio leggere tipo le istruzioni della carta igienica, ok? Ho intenzione di metterci una TV, così posso sapere che cosa succede nel mondo anche mentre faccio quello che devo fare in bagno. Che poi in realtà lasciato così sembra pure un quadro di delfini. Quindi sì, nel dubbio è bellissimo. Qua manca visibilmente una porta, però Brookhaven ci dà pure questo. Io non mi ricordo adesso però se la porta era qui o in altri props, raghi. Penso proprio da altre parti. E invece no, era qui. Ecco, perfetto, qua ci sta una porta. Tanto che se ne frega, l'importante è che il bagno stia chiuso. E questa è la nostra camera da letto. In realtà potremmo mettere un'altra porta qui, però... sembra brutta una doppia porta. No, lasciamolo libero. E allora è così complicato fare l'interior designer. Ok, facciamo che verso la finestra ci metterò i letti. Onestamente non voglio un letto singolo, voglio un letto matrimoniale. Troveremo il modo di farlo, ok? Allora, vediamo quanti letti abbiamo a disposizione. Abbiamo questo, quello dell'ospedale, il lettino operatorio e basta. Quindi ci dovremmo accontentare di questo letto qua. Allora, proviamo a metterlo di così. E
qua lo mettiamo poi a fianco e diventerà automaticamente, ragazzi, un letto matrimoniale. Dovete essere bravi ovviamente ad attaccarli. Eccoci. L'unica cosa fastidiosa sono questi segnali qui che non posso togliere, peccato. Abbiamo anche i comodini, sono stati aggiunti anche questi col nuovo aggiornamento. Io direi che questo colore non ci sta, nemmeno questo. Questo sì, un comodino bianco, sapete che cosa? Secondo me si abbina meglio ai letti. Ecco, ne mettiamo uno qua e uno qui. Perfetto. E mi è venuta un'idea, ma una di quelle idee proprio veramente bellissime. Dal letto, a me piace vedere la TV. Però c'è un problema, il muro è troppo lontano. Quindi ho deciso di appendere la TV al soffitto. E ti chiedi come? Ve lo faccio vedere. Allora, mi serve una scala. Perfetto, se i miei calcoli sono esatti, io spero di sì. La TV sembrerà che scende dal tetto. Ok. La possiamo mettere un po' più avanti. Vedete che ci sono lì i cavi, che in realtà sarebbero del lampadario? Beh, sembra che siano collegati alla TV, quindi potrebbe benissimo essere una TV a scomparsa. E noi ce la potremo benissimo vedere dal letto. La accendiamo, così siamo pure a posto. E mettiamo tipo, boh, qualunque cosa, non lo so, Brookhai, vai. Qua invece dall'altra parte della stanza penso che ci farò la parte gaming. Quindi diventerà una specie di stanza ufficio, dai, di solito è così. Alla fine io in quasi tutti i miei video ho almeno un letto o il divano se sono nello studio con i ragazzi, quindi. Ecco qui, questa è tutta la mia postazione, ragazzi. Oltretutto, se veniamo qua possiamo scegliere di giocare a Roblox, Fortnite, Minecraft, Roblox Studio e Brookhaven di nuovo. Una cosa che secondo me manca è un po' di colore, tipo un tappeto, qualcosa di particolare. No, questo non è un tappeto. Ecco, qualcosa del genere, però così, perfetto. Oh no, cosa è successo alla TV? Ah, ok, la possiamo anche ingrandire, perfetto. Avremo una TV piatta ora in camera da letto, non più una mini TV. 60 pollici di TV sopra la testa e siamo a posto. Ok, direi che come camera da letto sono molto soddisfatta. Ora, dall'altra parte del corridoio abbiamo ben due stanze da riempire. Questa, che è un po' più grande, e questa qui. Questa diventerà la stanza dei bambini. Quindi c'è una, praticamente una cosa apposita. Oddio, no, che cosa? Oddio, sto mettendo roba a caso. Una sezione apposita per bambini su Brookhaven, e quindi ne approfitterò. Allora, c'è questo. E poi ho visto che qui c'era una specie di... Ah, la posso mettere anche rosa. Però non la metterò. Voglio metterci... Ragazzi, non riesco a costruire nella mia stessa casa, incredibile. Ok, un tappetino. Io direi di metterla all'entrata. Però c'era qua... Ecco, questo coso voglio metterci. Così almeno sappiamo dove mettere le robe dei bambini. Oh, ecco qua. Non è carina come stanza dei bambini, secondo me è adorabile. Ci metterei dei giochini a terra, però non so se posso metterci dei regalini, forse. Dai, mettiamoci dei regali, non esageriamo. Ecco qua, allora, come è messa la stanza si pensa che sia una femminuccia. Io in realtà ancora non ho figli, quindi poi vediamo. Magari cambierò il colore. Comunque è adorabile, c'è pure il bagno di fronte, ci siamo. Ora, questa penso che diventerà invece la stanza degli ospiti. Io in tutte le stanze degli ospiti che conosco ho sempre visto letti grandissimi, tipo matrimoniali, quindi... Quindi anche qua ci vuole... dove lo metto? Che ne dite? Allora, hanno aggiunto anche le lampade, non so se le avete viste. Nella mia stanza non ne ho messo. Questa mi sembra un po' eccessiva come lampada. Vorrei una lampada un po' più tranquilla, moderna. Questa! Ok, e ne lascerei una qui. Sì, tanto per bellezza ci sta. Poi, abbiamo detto la TV, perché una camera da letto che si rispetti ha sempre la TV. Qua la possiamo direttamente mettere al muro. Sapete che cosa? Ci mettiamo anche un comò qua, perché tanto sicuramente gli ospiti avranno bisogno di metterci più roba. Ecco così, questi li rimpiccioliamo un pochino. Ecco, facciamo due comodini piccoli qui. E poi non li posso lasciare mica senza armadio, giusto? Quindi uno qua e uno qui e siamo al completo. Anche qui ci metterei un tappeto diverso da quello che ho messo io in camera mia, però perché insomma... uguali non mi piacciono. Ecco, una cosa del genere, dai. Questi tappeti, certo, sono teli da mare. Io li sto usando come tappeti, però dai, ci accontentiamo, giusto? E questa è la stanza degli ospiti al completo. Raghi, l'androne di sotto sarà la cosa più difficile da fare, davvero gigantesco. Ci vengono in aiuto qui i tavoli, ok, che possiamo mettere tipo... Oddio, è complicatissimo, perché poi non so dove fare il soggiorno. Vabbè, mi verrà un'idea. Intanto il tavolo io lo metterei qua. Ah, possiamo fare anche il fuori dopo, visto che ci sono questi tavoli da picnic. Però direi di metterci un tavolo molto moderno. Sì, una roba del genere. Mi viene in mente
pensato di metterlo in realtà qua, però ho paura che sia troppo vicino all'entrata, poi dà troppo fastidio. No, brutto. E non lo posso mettere nemmeno qui perché c'è il bagno, se qualcuno si alza poi io devo mangiare mentre qualcuno mi fa la cacca in faccia, non mi piace. Direi che si merita questo spazio, dai, sì, ci sta. Qui invece faremo tutta la sezione dei divani, che prenderemo qua perché hanno aggiunto le sedie, che in realtà ci sono, non è proprio un divano, ok? Però ce lo faremo bastare, a parte quello marrone che mi fa davvero schifo perché ho fatto tutto bianco, divano marrone, dove cacchio me lo devo mettere? Quindi direi di fare una specie di unione di queste sedie, che in realtà sono sedie da fuori, vabbè, e farle sembrare tipo un divano con più braccioli, toh, dai, esistono, no? Perfetto, una roba del genere. Later. Ecco come ho finito il salone. Qui ho fatto la zona che, sì, dovevano essere divani, ma non c'erano bianchi, quindi ho preferito usare le sedie. Ho fatto il tavolino con, diciamo, unendo i comodini, che secondo me è geniale. Poi la TV, un altro comò qua perché ci sta sempre bene per riempire. Il tavolo che vi ho fatto vedere all'inizio, e questa l'ho trasformata in una specie di sala gaming, sala ricreativa, non so come chiamarla. Ho messo gli arcade, due puff, insomma i bambini possono giocare pure qua sotto, e poi la luce da gaming, e c'è pure il bagno vicino. E poi pure il fuori, ho messo un'area picnic, il lampione, perché ovviamente fanno luce, sono nuovi e quindi mi piaceva l'idea di metterlo, qualche alberello, e direi che è perfetto. Raghi, fatemi sapere che ne pensate della casa che ho fatto io, di tutte le stanze, gli armadi, la casa degli ospiti, la camera da letto. Ditemi voi e soprattutto ditemi come avete fatto le vostre case.